La Valle del Sarno chiama e De Luca risponde dopo la riunione del Comitato di Ordine e Sicurezza indetta dal prefetto di Salerno. Le diverse manifestazioni di protesta degli abitanti del bacino idrografico del fiume, susseguitisi in rapida successione, nelle quali era stato chiesto l'intervento del governatore della regione Campania per mettere fine ad un problema ormai trentennale, dopo insomma l'inasprirsi della protesta non è tardata la risposta di De Luca, che si è incontrato con i primi cittadini interessati dal problema illustrando la sua ipotesi di intervento per mettere fine all'inquinamento del Sarno e dei suoi affluenti. Partiranno così i lavori divisi in 7 lotti, ha detto De Luca. Siamo qui per cercare innanzitutto di sbloccare il grande progetto del fiume Sarno, che abbiamo 200 milioni di euro non utilizzati. Dovremo fare una conferenza dei servizi per decidere che cosa fare alla foce. La cosa importante è che stiamo lavorando sulle reti fognarie. Abbiamo completato la rete fognaria all'altezza di Sant'Antonio Abate. Completiamo a marzo la rete che viene da Pompei a Scafati, partono a marzo i lavori per completare la rete fognaria di Scafati, quindi diciamo che in un anno noi puntiamo a completare il rifacimento di tutte le reti fognarie, quindi il collettamento con il depuratore di Scafati. I canali sono nelle condizioni che voi avete visto. Sono decenni di mancata manutenzione, decenni, veramente una tragedia. Dopo aver incontrato i sindaci del territorio, De Luca ha voluto personalmente constatare la situazione del corso d'acqua con un sopralluogo sui luoghi incriminati. Ha percorso l'intero fiume fino ad arrivare alla foce, insieme a lui i tecnici regionali della protezione civile. Tempi lunghi per la burocrazia, dice De Luca, che sottolinea come l'importante sia comunque iniziare. Sui pericoli legati al dissesto idrogeologico, che in questi giorni ha causato problemi anche nell'agro nocerino sarnese, De Luca chiama tutti alle proprie responsabilità. Intanto bisogna che ognuno faccia il proprio dovere. Intanto bisogna dire ai cittadini di non sversare rifiuti per terra a capoccia dove capita. Tanto per essere chiari, e neanche nei canali. Poi bisogna dire ai comuni che devono fare il loro dovere, perché le manutenzioni ordinarie le devono fare i comuni, non il Padre Eterno. Poi abbiamo una struttura della protezione civile regionale, che è una struttura di assoluta eccellenza, con la quale abbiamo fatto fronte a 900 incendi quest'estate. Quindi, pensiamo a lavorare anziché nessuno stato di calamità naturale ve l'ha richiesto dalla regione. Dovremmo chiedere lo stato di calamità naturale per tutta l'Italia, per quello che sta succedendo oggi. Cerchiamo di non fare cose ridicole e di non farci ridere appresso, perché questi problemi si sono incancreniti per il fatto che per decenni non si è fatto nulla. Questo canale che abbiamo appena visto interrato andava bonificato dal consorzio di bonifica. Lei pensa che per decenni i consorzi di bonifica abbiano fatto la manutenzione dei canali, hanno pensato a fare le assunzioni clientelari per fare porcherie politiche, non a lavorare. Adesso stiamo pagando tutti i conti, perché poi alla fine bisogna pagarli i conti.